corso a Roma da qualche tempo. È partito il restauro del Tempio Rotondo di Ercole Olivario di Roma, meglio conosciuto come il Tempio di Vesta. Insieme al Foro Boario e alla tomba di Vestorio Prisco all'interno degli scavi archeologici di Pompei, è stato scelto tra 100 monumenti del mondo dal World Monuments Fund per essere salvato dal degrado. Il Tempio Rotondo e gli scavi di Pompei fanno parte infatti di una prima lista di opere da restaurare durante il 1996. Il fondo per i monumenti è sostenuto dall'American Express, che fino al 2000 ha stanziato 5 milioni di dollari. La scelta dell'Italia è avvenuta tra 253 candidature provenienti da 70 paesi del mondo ed esaminate da una giuria internazionale di esperti. A Roma, il restauro riguarderà il recupero totale dell'interno della cella del Tempio Rotondo di Ercole Olivario. Ed ora lo spettacolo, il teatro all'Eliseo di Roma, è in scena il gioco delle parti di Luigi Pirandello. Il Teatro Eliseo di Roma apre la sua stagione artistica con Il gioco delle parti di Pirandello. Diretto da Gabriele Lavia, lo spettacolo è interpretato da Umberto Orsini insieme a Laura Marinoni, Massimo Lodolo, Gianni De Lellis e Alberto Ricca. Scritto da Pirandello nel 1918, Il gioco delle parti è un classico del teatro italiano, messo in scena questa volta sapientemente. Vi è narrata la storia di un uomo separato dalla moglie che obbliga l'amante di lei ad assumerne le difese in un duello all'ultimo sangue. La trama del gioco delle parti è tolta di peso dalla novella Quando si è capito il gioco, di cui la commedia è uno sviluppo, attuato con procedimenti paragonabili a quelli adottati nella trasposizione teatrale di Pensaci Giacomino. Il gioco delle parti sarà in scena al Teatro Eliseo fino al 10 novembre.